Basta. Vieni qua, Firtimi. Ciao Ennio, ti ho preso. Buonasera. Allora, qua c'è la luce, Ennio, non ci possiamo mettere qua, spostiamoci. Già che c'è il tasco, questo fa capire tutto alle persone di con chi stiamo parlando. Tu sei troppo alto, mi viene un pochettino difficile prenderti con la telecamera. Scusa Ennio, scusa, non lo dico più. Perciò presentati. Mi chiamo Ennio Cassaro, ho 12 anni. E sei il più piccolo? Della compagnia. Da quando è che reciti con noi? Da 2 anni. Quindi sei uno dei più vecchi ma il più piccolo. Sì. La nostra mascotte. Complimenti, la nostra mascotte. Don Ennio. Perciò raccontaci un po' del tuo personaggio senza far capire niente. Allora, io sono Vincent. Puoi dirlo avanti il nome, puoi dirlo, dai. Io sono Vincenzino, sono povero. Come sei poi? Con la tasca. Come non ci vate? Povero e senza mangiare. Va bene, dai, salute. Date il lotto. Buonasera. Per pizza. Buonasera. L'uomo nero. Già. L'uomo cattivo, guardatelo. Lui è la cattiveria in persona. Perciò tu chi sei? Presentati. Allora, io sono Gaetano Patti. Non si nota la somiglianza. E quest'anno purtroppo non farò parte della commedia, per ovviamente impegni personali, che è nulla di grave, ovviamente, impegni di studio. E comunque quest'anno ho deciso di partecipare in via trasversa, se così possiamo dire, perché effettivamente se vogliamo parlare del teatro possiamo considerare il teatro come un iceberg. C'è una parte visibile e invisibile. La parte visibile è sicuramente gli attori sulla scena, ma c'è di certo un bel pezzo invisibile sotto il mare, che ovvero il suggeritore, accogliere le persone. Probabilmente farò da messaggero fra la regia e i tecnici. Sì, proprio farò un altro. Ma glielo vogliamo fare un applauso per il discorso che ha fatto. Quindi che cosa vuoi dire? Una compagnia? Non ci sono solo gli attori? Ma c'è tutto un contorno da... un contorno da recitare. A proposito di contorni, in questo momento ho fame, quindi sei bellissimo, saluta. Ciao, buona serata, ciao.